insieme dei biscotti. Ma visto che siamo in autunno, andiamo a fare i biscotti autunnali, giusto per rimanere in tema. Dai, andiamo! Per fare i biscotti autunnali ci serviranno 250 g di farina, 100 g di zucchero, 65 g di burro ammorbidito, 65 g di olio di semi, 2 uova, dell'aroma alla vaniglia e una bustina di lievito per dolci. Per la decorazione ci servirà dello zucchero a velo e della Nutella sciolta a bagnomaria. Come prima cosa andiamo ad unire il lievito alla farina e andiamo a mescolare con le mani. Una volta fatto andiamo ad aggiungere il burro e con le mani cerchiamo di sbriciolarlo. Ora andiamo ad unire lo zucchero. Continuiamo sempre a mescolare. Infine andiamo ad unire uova e olio. Continuiamo sempre a mescolare con le mani. Ecco qua, una volta fatto, andiamo a spolverare il nostro piano da lavoro con della farina. Trasferiamoci con l'impasto quindi sul piano da lavoro. Aggiungiamo l'aroma alla vaniglia ed impastiamo per bene. Un altro po' di farina e via all'impasto. Se vedete che l'impasto è ancora molto morbido, aggiungete della farina. Una volta che abbiamo impastato il nostro panetto, andiamo a creare una sfoglia. Mi raccomando, il panetto dovrà risultare comunque morbido, ma non appiccicoso. Creata la nostra sfoglia, andiamo a prendere uno stampo di un fungo. Voi, se avete, potete utilizzare anche degli stampi di foglie autunnali, o se comunque non avete nessuno dei stampi, potete comunque utilizzare un cartoncino, disegnateci sopra funghi, foglie autunnali, insomma quello che più vi piace, e potete utilizzare quello per ritagliare il nostro impasto. Ecco qui i nostri funghetti, diamo un'altra spolverata di farina, dopodiché andremo a togliere la pasta in eccesso. Mi raccomando, siate abbastanza delicati. Prendiamo i nostri funghi e posizioniamoli in una teglia ricoperti con carta forno. Con l'impasto restante andiamo a formare di nuovo un panetto, rifaremo la sfoglia e continuiamo a fare i nostri biscotti. Inforniamo a 180 gradi per circa 20 minuti. Quando sono ancora ben caldi andiamo a decorare. Il mio pasticcio è pronto! Ecco a voi i biscotti autunnali! Potete sostituire l'aroma alla vaniglia con qualsiasi tipo di aroma, secondo i propri gusti, anche con il rum. Ovviamente se non avete bambini in casa. Sono ottimi per una colazione squisita e deliziosa, ma anche come uno spuntino durante la giornata. Ora vi saluto! Ciao!